Bene, allora apriamo questa puntata di Transitiamo Umani che abbiamo voluto dedicare alla videopoesia, o meglio abbiamo già fatto la precedente puntata dedicata alla videopoesia e però ci è sembrato opportuno continuare un po' in questo, su questo solco, quasi con un intento seminariale, per cercare di indagare ancora, per vedere e toccare da vicino gli esempi concreti che poi valgono più di tante parole, di tante teorie. E così abbiamo chiesto a un po' di poeti di andare in giro per il web, cercando un po' di portare all'attenzione di tutti quelli che sono degli esempi che si possono più o meno seguire. Io devo dire che è arrivato tanto materiale, è stato complicato fare la scelta,
e mi ha colpito la varietà degli spunti, o meglio, una ricerca abbastanza attenta alla varietà degli stili, delle impostazioni. E quindi, essendo un po' una puntata seminariale, cominciamo con il piede giusto, cioè sembra di capire che il confronto è davvero all'ordine del giorno. Allora, iniziamo questa puntata con una chiacchierata che un paio di giorni fa ho fatto con Alessandra Chiurco. Alessandra Chiurco è una musicista e quando appunto le ho proposto di occuparsi di questo tema della videopoesia, ha accettato, ma devo dire più per curiosità, più per capire un po' questo percorso, quali novità potrebbe presentare. E insomma, abbiamo fatto un piccolo pezzo di strada insieme, realizzando anche una prima bozza, secondo il nostro punto di vista, quello che poi vedrete più avanti. E in questa chiacchierata, che dura una quindicina di minuti, abbiamo cercato un po' di diradare le nubi insieme, cercando di capire e soprattutto di porre alcuni punti che poi potrebbero essere utili, insomma, nel confronto. Ascoltiamola Alessandra Chiurco in questa chiacchierata che abbiamo registrato un paio di giorni fa. Allora, siamo al telefono con Alessandra Chiurco. Dunque, Alessandra Chiurco è innanzitutto una musicista che ha nel suo curriculum però molte contaminazioni con la poesia, ha in qualche modo affrontato il tema di questa unione tra le arti, cercando anche di frequentare poeti molto importanti come García Lorca, Jiménez, che hanno chiaramente messo, come si dice, a dura prova anche l'idea dell'accostamento con la giusta musica, con la giusta armonia, la giusta melodia. E quindi sul tema delle contaminazioni tra poesia ed altre arti, diciamo che può dirci qualche cosa. E può dirci qualche cosa anche sulla funzione che la voce recitante ha nella poesia. Molti poeti dimenticano questo particolare importante. Cioè, dimenticano come la parola si fa presenza in varie dimensioni. Sicuramente una è quella del rapporto con il ritmo e quindi con le altre parole, ma l'altra è sicuramente nel rapporto con la voce recitante, che deve rendere al pieno e quando è possibile, come accade con una moderata recitazione, anche lanciare, lasciar immaginare, cercare di varcare un po' questo confine legato poi al significato, all'evocazione della parola stessa. Allora, Alessandro, innanzitutto buonasera. Noi Ciao Fabio, buonasera, buonasera a tutti. ti stiamo ospitando in un contesto in cui si parla di videopoesia e però stiamo cercando anche un po' di mettere insieme i fondamentali, cioè quegli elementi di base che servono poi ad incamminarsi verso un risultato non banale, e cioè un risultato in cui la musica, l'immagine e la parola poi alla fine producono qualcosa che non sia la sommatoria di tutte e tre, ma un messaggio molto più potente, senza essere né uno la didascalia dell'altro, e né uno lo specchio dell'altro. Ecco, operazione difficilissima, che chiaramente deve partire proprio sulla base della tua esperienza, da questo legame, innanzitutto tra parola e voce. Prego. Allora, ovviamente in virtù di 35 anni di lavoro sulla voce, su tutte le varie problematiche legate alla vocalità, e quello che posso dire è che secondo me un poeta in sé è un cantante, nel senso che ha
come si dice, le tre caratteristiche del cantante sono essere strumento, strumentista e suono. E il poeta, secondo me, è la stessa cosa. E in più c'è anche la parte visiva, perché se vogliamo, cioè uno potrebbe anche assistere non so, alla composizione di un poema, o anche leggendo semplicemente la parte, diciamo, scritta, e diventa già voce, suono, musica e immagine in sé. Per quanto riguarda il mio contributo che posso dare così come pratica e come esperienza in tanti anni, quello che mi interessa e quello su cui lavoro tantissimo, perché parto dalla voce parlata con i miei allievi e in generale su me stessa, insomma, per quello che ho affrontato, cioè l'identità sonora di una persona che lavora con la voce è importantissimo. E io credo che l'identità in generale sia una cosa molto importante. Quindi L'identità sonora in generale è importante. Ognuno ha la sua e non la deve gettare, ecco, diciamo così. Esatto, anzi, deve imparare a conoscerla, ad ascoltarla e a valorizzarla, perché in sé ci sono effettivamente un sacco di elementi quasi da partitura, perché ci sono tantissimi aspetti che lavorano nella voce, che è un po' il distillato, insomma, in qualche modo di quello che siamo, di quello che siamo stati, di quello che abbiamo vissuto, di quello che viviamo, del nostro metabolismo, di come abbiamo dormito la notte, di cosa abbiamo mangiato, cioè la voce veramente raccoglie in sé tutte queste informazioni. Quindi un poeta che legge se stesso, parlo soprattutto appunto di chi vuole interpretare la propria poetica, ha la possibilità di utilizzare uno strumento che è una partitura, cioè lavora sia in senso melodico, perciò in senso lineare, orizzontale, e sia in senso verticale, perché ci sono tantissimi aspetti nella vocalità che forse vengono un po' sottovalutati, insomma, e invece in realtà sono quelli che permettono di dare tridimensionalità al suono, insomma. Ecco, Sì, dimmi. partiamo da un punto. Ogni poesia ha innanzitutto una nota dominante, un accordo per meglio dire, dominante. E va colto questo per poterlo poi estrapolare, per poterlo rendere qualcosa di molto più percepibile. Partendo da questo accordo si cerca di capire come la propria voce lo può riprodurre, perché non tutti gli strumenti. Allora, io posso riprodurre un accordo con tanti strumenti, però è con alcuni strumenti più di altri quell'accordo può rendere meglio, no? Le sue potenzialità. E quindi cercare di adattare la propria voce. Ognuno ha già dei punti di forza e dei punti di debolezza. Adattare vuol dire che sottolineare bene i propri punti di forza e cercare di migliorare i propri punti di debolezza. Ma dicevo appunto, seguendo quell'accordo che ogni poesia ha, quindi da qui c'è un'analisi molto intima della poesia, Certo. provare a renderli pubblici, quindi a farli arrivare con forza all'ascoltatore, usando la propria voce. Ecco, prego. Ecco, tu hai usato la parola forza. Allora, la parola forza presume un'energia, quindi un gesto, un movimento, un gesto sonoro. Io parlo spesso di gesto sonoro, sono addirittura noiosa con i miei allievi o comunque con chi collaboro. E ovviamente nei miei studi questo è un elemento imprescindibile, nel senso che per poter dare anche nella microespressione c'è una quantità di energia tale che secondo me il poeta qualche volta, ma non solo il poeta, in generale quando si legge qualcosa si tende a dimenticarla questa energia, no? Questa intenzione che vuole in qualche modo superare la parola, nel senso che vuole entrare
ma prevede una, ovviamente un entrare nell'ascolto dell'altro, ma prevede ovviamente un autoascolto e un sostenere questa intenzione dall'inizio alla fine. Io sento questo, nel senso che la difficoltà più grande per tutti è mantenere questa energia costante con tutte le variabili che può sottendere, insomma, cioè, non so, adesso ho ascoltato un po', se posso un attimo, sì, un po' alle scelte che ho visto che i poeti hanno fatto, no? E ho visto per esempio la Gualtieri, no? È stata scelta la Gualtieri, che ovviamente ha una poetica fantastica, cioè lei, lei diventa ciò che parla, pur mantenendo un tono di voce molto molto basso, parliamo di suono, cioè di altezza del suono, sia mantenendo una timbrica molto così vellutata, quasi ariosa e trattenuta, intima, ma ogni singola parola vive ed ha una grandissima energia in sé. Allora, come si fa questo? Allora, secondo me bisogna cominciare a registrarsi. Do dei consiglioni pratici proprio così. Esatto, è quello che vogliamo. Perciò entriamo nel pedagogico e didattico. Allora, registrarsi assolutamente, e questo penso che insomma molti, molti poeti lo facciano, no? Registrarsi non è detto. per ascoltare con assolutamente con un'assenza totale di giudizio e di pregiudizio, perché spesso la nostra voce registrata non la riconosciamo, no? Perché certo, noi siamo abituati a sentire la voce provoca, interna, quindi provoca un distacco. Esatto, però con distacco è come vivere tutta la vita senza uno specchio, nel senso che nel momento in cui ti guardi allo specchio dici: oh, ma io pensavo di essere un altro. L'incontro no, fatale. Esatto. Perciò quindi la registrazione è fondamentale, secondo me, per ascoltare, per poter cominciare a ragionare sulle varie i vari elementi della voce. Allora, come dicevo prima, c'è questo aspetto del timbro. Il timbro è il colore, praticamente, no? Il colore della voce. Allora, ognuno c'ha il suo, quindi imparare ad ascoltarsi, a conoscerlo e a valorizzarlo al massimo è già un bel passo avanti. Poi c'è una questione ritmica, nel senso che spesso il ritmo è in qualche modo viene, come posso dire, è condizionato da una specie di fraseggio su, sì, se stessi. Esatto. Allora, che è il fraseggio che noi utilizziamo normalmente. Esatto. È il ritmo, esatto, che no, del nostro colloquiare, poi alla fine, o del nostro, esatto, leggere, e quello non va bene, esatto, anche perché, ritornando alla suggestione iniziale, ogni poesia ha un suo accordo, un suo ritmo, e quindi provando a seguirti sulla cosa della registrazione, provate a leggere come lettori e non come autori. Questo è l'altro esercizio, insomma, da fare per poter capire, non per poter capire, per poter percepire qual è il ritmo e qual è l'accordo di quella poesia. Immaginate, sì, è difficile perché dovete arrivare ad essere estranei a voi stessi. Esatto. E però è questo, esatto, il passaggio. Prego, continua. Sì, sì, no, bisogna sicuramente dimenticarsi di se stessi e diventare la parola, e quindi per tornare alla Gualtieri, io ho sentito la gratitudine dentro nelle sue parole, e questa è l'intenzione, il gesto psicologico. Ovviamente in quella poesia ci stava la gratitudine, in un'altra ci può stare la nostalgia, la malinconia. Ecco, questo è il problema. Spesso sento che la voce del poeta e del lettore in generale cade solamente nella nostalgia, nella malinconia, nel fraseggiarsi, esatto, addosso, nel senso che la voce viene portata su se stessa, rimanendo poi tra l'altro su delle tonalità che sono le altezze del suono più o meno sempre uguali, senza grandi movimenti, oppure senza grandi cambi, no? Cioè, ma
Non so, mi piacerebbe poter fare un lavoro più raffinato, più sottile, più specifico, no? Anche per spiegare, Sì, per anche facendo gli perché esempi, perché. basta poco e quindi questo sì. Io prima nell'introduzione parlavo di una moderata recitazione, che vuol dire che appunto non bisogna arrivare alla recitazione, non bisogna recitarla una poesia, perché altrimenti diventa qualcos'altro. Però questa moderata recitazione permette la variazione. Dei toni, naturalmente, una certa effervescenza sul ritmo, e questo già basta per provocare quel distacco necessario, no, ad inquadrare la propria poesia in qualcosa di diverso da se stessi, dal proprio habitus, dal proprio modo, che appunto diventa quasi indivisibile da noi stessi, no? Ecco, prego. Sì, beh, io sono dell'idea che comunque l'aspetto intimista e la potenza così evocativa, cioè intrinseca della poesia, abbia comunque una dimensione teatrale, e abbia comunque una forma d'espressione teatrale che non necessariamente è legata alla recitazione, ma è legata a uno spazio. A dei Certo. campi, movimenti, a delle pause ovviamente, a un ritmo, a delle distanze, a dei volumi, a delle intensità, cioè tutti questi elementi possono essere presi in considerazione appunto solamente ascoltandosi, registrandosi, ascoltandosi e non solo, anche guardandosi allo specchio. Se ti metti uno specchio davanti e se ovviamente a memoria sarebbe meglio, no? Hai la possibilità di osservare la tua mimica facciale, l'articolazione della mandibola, l'espressione, cioè ci sono tanti aspetti che vanno presi proprio con amore e quell'attenzione e quella così quel prendersi cura di se stessi come poeti in senso totale, cioè nel senso che non basta solo scrivere una poesia bellissima, secondo me, ma bisogna anche saperla interpretare, cioè bisogna, sarebbe bello poterla interpretare in modo più completo possibile, in modo più convincente possibile, in modo che arrivi questa emozione agli altri, non solamente legata al testo, ma anche proprio al fatto del suono, perché secondo me il suono è imprescindibile, cioè io ho ascoltato montagne di proprio grazie a te, montagne di poesie, e non parlo dei nostri Transitiamo Umani, parlo di cose su YouTube e cose così, dove il suono era talmente che informe oppure portava da altre parti che il testo non lo ascoltavo più, ma forse perché è anche un po' una mia malattia professionale, no? Però effettivamente, cioè, se le due cose non riescono a togliere questo iato, questa divisione, no? Cioè, dovrebbe annullare la voce, dovrebbe annullare la distanza che separa l'espressione dal contenuto, secondo me, proprio in questa partitura, no? Riempendo di presenza, ecco che qui torniamo a un po' al punto di partenza, la voce. È una presenza e bisogna che ormai questa realtà, dico ai poeti, la guardiate in faccia. La voce è una presenza e dategli la giusta luce, insomma, per questa presenza. Allora, Alessandra, io chiuderei qua perché ci siamo presi già 17 minuti, insomma, infatti non sembra. Quindi niente, no, ce n'è abbastanza per fare una seconda puntata, per approfondire appunto. Sì. Stabilito la voce, stabilita la poesia è un accordo, e cerchiamo un po' di capire poi nella prossima volta come queste cose si mettono insieme e come soprattutto farle arrivare, perché da questo punto di vista c'è un po' di mestiere e si possono fare degli esempi diretti, il modo per far arrivare qualche cosa. Sicuramente si può fare molto per evitare di spegnere. E questa è già una grande conquista. Poi dopo si può lavorare anche sul far arrivare un'emozione, per
per esempio, no? Perché questa è già un'altra cosa importante. Grazie Alessandra Chiurco e buon proseguimento. Grazie, grazie, buon lavoro. Bene, allora riprendiamo la linea in diretta qui dai microfoni di Transitiamo Umani. Noi andiamo avanti a questo punto perché sono arrivati i contributi di molti poeti e poete proprio per mantenere il carattere, diciamo così, seminariale, quindi per promuovere il libero confronto. Adesso manderemo questi contributi in sequenza senza soffermarsi, ma solo sulla scorta delle cose, degli elementi che ci ha detto Alessandra, che abbiamo ragionato insieme. E poi semmai se qualcuno vuole intervenire alla fine lo può fare facendo il 338-3716-833 e così può dire la sua proprio a partire da questo confronto che abbiamo sviluppato sia con Alessandra che andando a mandare in onda i vostri contributi. A tra poco. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Sì, dolce con me, sì, gentile. È breve il tempo che resta, dopo saremo scie luminosissime. E quanta nostalgia avremo dell'umano, come ora ne abbiamo dell'infinità. Ma non avremo le mani, non potremo fare carezze con le mani e nemmeno guance da sfiorare leggere. Una nostalgia di imperfetto ci gonfierà le particelle lucenti. Sei dolce con me, maneggiami con cura, abbi la cautela dei cristalli con me e anche con te. Quello che siamo è prezioso più dell'opera blindata nei sotterranei. È affettivo, tiepido, fragile. La vita ha bisogno di un corpo per essere, e tu sii dolce con ogni corpo. Tocca leggermente, leggermente, poggia il tuo piede e abbi cura di ogni meccanismo di volo, di ogni guizzo e volteggio e maturazione, radice e scorrere d'acqua e scatto e becchettio e schiudersi o svanire di foglie, fino al fenomeno della fioritura, fino al pezzo di carne sulla tavola che è corpo mangiabile per il tuo, mio ardore d'essere qui.
siamo ogni tanto. Sia placido questo nostro esserci, questo essere corpi scelti per l'incastro dei compagni d'amore. In queste tenebrose camere, dove vivo giorni grevi, di qua, di là m'aggiro per trovare finestre. Sarà scampo se una finestra s'apre, ma finestre non si trovano, o non so trovarle. Meglio non trovarle, forse. Forse sarà la luce altra tortura. Chissà che cose nuove mostrerà. A tinte forti si esprime sofferenza e fame. Un corteo di contadini risale le argille aride. Donne allampanate stanno fra bambini dagli occhi sgranati, sguardi tristi dal dolore antico, gente segnata dalla fatica di un lavoro paziente, scandito dalla natura, dalla prepotenza delle stagioni. Poi Rocco giovane, un volto sorridente che risalta nella luce, e Rocco adulto che lotta per un giusto riscatto, e ancora Rocco morto, pianto dalla sua gente, fra sofferenza e fame, unica speranza, Rocco e la sua poesia. In quest'ora della sera, da questo punto del mondo, io ringraziare desidero il divino labirinto delle cause e degli effetti per la diversità delle creature che popolano questo universo singolare. Ringraziare desidero per l'amore che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità. Per il pane e il sale, per il mistero della rosa, tesoro. Per il mistero della rosa che prodiga colore e non lo vede, per l'arte dell'amicizia, per l'ultima giornata di Socrate, per il linguaggio che può simulare la sapienza. Io ringraziare desidero per il coraggio e la felicità degli altri, per la patria sentita nei gelsomini, per lo splendore del fuoco che nessun umano può guardare senza uno stupore antico, e per il mare, che è il più vicino e il più dolce fra tutti gli dèi. E io ringraziare desidero perché sono tornate le lucciole, e per noi, per quando siamo ardenti e leggeri, per quando siamo allegri e grati, per la bellezza delle parole, natura astratta di Dio, per la lettura, la scrittura, che ci fanno esplorare noi stessi e il mondo, per la quiete della casa, per i bambini che sono nostre divinità domestiche, per l'anima, perché se scende dal suo gradino la terra muore, per il fatto di avere una sorella,
Io ringraziare desidero per tutti quelli che sono piccoli, limpidi e liberi. Per l'antica arte del teatro, quando ancora raduna i vivi e li nutre. Per l'intelligenza d'amore, per il vino, il suo colore, per l'ozio, con la sua attesa di niente. Per la bellezza, tanto antica e tanto nuova. Io ringraziare desidero per le facce degli altri, le facce del mondo che sono varie e alcune sono adorabili. Per quando la notte si dorme abbracciati, per quando siamo attenti, innamorati. Per l'attenzione che è la preghiera spontanea dell'anima. Per i nostri maestri immensi, per chi nei secoli ha ragionato in noi. Per tutte le biblioteche del mondo, per quello stare bene fra altri che leggono. E ancora per il bene dell'amicizia, quando si dicono cose stupide e care. Per tutti i baci d'amore, per l'amore che ci rende impavidi, per la contentezza, l'entusiasmo, l'ebbrezza. Per i nostri morti, che fanno della morte un luogo abitato. Io ringraziare desidero perché su questa terra esiste la musica. Per la mano destra, la mano sinistra, il loro intimo accordo. Per chi è indifferente alla notorietà. Per i gatti, per i cani, esseri fraterni carichi di mistero. Per i fiori e la segreta vittoria che celebrano. Per il silenzio e i suoi molti doni. Per il silenzio e il suo oro. Per il sole, nostro antenato. Ringraziare desidero per Borges, per Whitman, per Hopkins, per Herbert, per Francesco d'Assisi, perché scrissero già questa poesia. Per il fatto che questa poesia è inesauribile e cambia secondo gli uomini e non arriverà mai all'ultimo verso. Ringraziare desidero per i minuti che precedono il sonno, per gli intimi doni che non enumero, per il sonno e la morte, questi due tesori occulti. E infine ringraziare desidero per la gran potenza d'antico amor, per amor che muove il sole e le altre stelle e muove tutto in noi. Bossi di gustri o acanti. Io, per me, amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove, in pozzanghere, mezzo seccate, agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro. Più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove. E i sensi di quest'odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi, poveri, la nostra parte di ricchezza, ed è l'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda,
disunisce nel profondo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. La pioggia stanca la terra di poi, s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara all'anima. Quando un giorno da un malchiuso portone, tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfà e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. Te Ti dicevo, ora mi tuffo in mare che voglio cogliere un fiore. Capire il mondo dei poeti è scendere negli abissi e lì iniziare a correre come fosse la più estesa delle praterie. Il poeta, sempre vero, non ti svelerà mai il suo più alto segreto, anche se tu lo condannerai all'infamia della bugia. È già morto troppe volte perché tu lo uccida. Sembra che si perda nel mare mentre si lancia e dove tu increspi le onde farà riemergere dal più nero degli abissi il libero fiorire di un prato selvatico. C'è un incantesimo per ogni disgrazia che nasce senza permesso nella solitudine. Se tu m'avessi chiesto cosa avrei voluto dalla vita, t'avrei detto che avrei voluto il rumore dell'acqua che accarezza inquietudini e rimuove certezze, che inonda e cancella rughe di tempo in cui ha la sua eternità l'anima. Se tu m'avessi chiesto un sogno, t'avrei detto quanto sarebbe stato bello ascoltare con te accanto il rumore dell'acqua nell'inquietudine di una vita che passa. Di tutto quel che è stato rimane soltanto il rumore di un fiume che scorre. Girovagare per assenze riempie solitudini e genera deserti. Qualche volta un moscone cavalca l'aria in cerca della tua bocca ed è silenzio. Un silenzio rosso che disegna scenari per i nostri arrivederci. Io, poco distante da te, ingrandisco di un abbraccio la tua ombra. Quanti cieli ci siamo persi e le stelle erano sempre il riflesso del tuo sguardo più grande, anche quando cadevano sulla genesi dei desideri. Ora mi basterebbe abitare l'insegna al neon intermittente, rotta, come un segnale di vita o di soccorso della tua noia. E poi c'è il mare, trapassa echi di luce, riflette senza dimora un inquieto vivere. La distanza è un punto che si perde in una linea d'orizzonte. Dietro ci abita, sfogliato e smarrito negli occhi, il sole. Cantano solo i gabbiani, dove abbiamo perso, cantando vita, la voce.
inutile rammendare i ricordi o cercare lo stesso filo rosso con cui un giorno cucimmo sogni. Inutile rovistare nel dolore di turno per trovare lo stesso presupposto che perdona ogni sbaglio. Tu eri il tarlo del mio cuore di legno. Ciliegio accertano i conoscitori dei frutti, perché ti mangiavo un poco alla volta, come tu entravi in me, bucandomi nel profondo. Inutile ora catalogare i giorni che non hanno nemmeno il peso della memoria. Di quello che fu, solo tagli e incisioni strillano sulla corteccia. Ma nel silenzio trafigge la luna quell'albero senza foglie. No, nessun innesto. Usato e provato più volte, questo mio è un dolore sempre vergine. Ho sempre creduto alla bellezza delle ombre dei salici, alla quiete dei ruscelli, al male di vivere che esplode come un temporale nel cuore del silenzio. Ho sempre creduto che la vita precedesse la morte, fino a farmi sostegno dei miei cedimenti. Ho dovuto ricredermi sulla vita e solleticarmi dentro gli specchi per non annegare nel riflesso di un oceano senza fondo. Come coralli si sono colorati di rosso tanti ricordi, anche gli occhi per il fumo del silenzio, le labbra, un maglione e le bacche di pungitopo di ogni inverno senza ritorno. Si è colorato persino il cielo e le mani con cui mi hai consigliato di sedermi sull'ultima riga di un foglio nato bianco. Ecco, sul fondo del fondo, dietro i giorni che ho perso piangendo, e dentro un cerchio che mi ha partorito prematuramente, tutto ha avuto inizio. Tutto ha ancora inizio, e anche domani ci sarà un altro inizio. Quanta fatica stare sull'ultima riga di un foglio bianco che non ha neanche una virgola come appiglio. Volsi quel Emily Dickinson. Com'è triste aspettare, dovunque tu non sia. Seppi stanotte, quando di abbracciarmi tentò qualcuno, forse stanca o sola, sembravo, dalla muta pena quasi distrutta, ed io regale mi volsi. Quel diritto era il tuo. Ad un porto solo aspira un brigantino come il mio. Meglio il rullio su un mare furioso che stabile ormeggio senza te. Meglio il carico vuoto qui che le isole beate e tu non lì. Non ho pianto. In mia memoria. Mi sono recata
alla mia tomba ieri sera a portar fiori e piangere la mia morte. Una rosa bianca era cresciuta sul freddo marmo alla ricerca dei raggi distanti del sole. Non ho pianto la mia morte ieri. Al suo posto ho ispirato il profumo disseminato della rosa. Hey baby, listen, don't be so sad. Ti direi se fossimo in un blues. Fuori da qui, nel blu. Nel blu. Hey baby, ti direi l'incanto, l'ostinazione del cielo, ti direi, a splendere ignorato, mentre affondiamo giù, giù nell'apnea del mondo, giù. Oh baby, il respiro del fiume, ti direi, adolescenza selvaggia che corre via, via, via dall'apnea del mondo, via. Wow baby, ti direi la luce che svanisce, poi torna ondate, fluida, luce come un ritmo blues. Ritmo blues. Ma proseguita. L'inaudito è divenuto quotidiano. L'eroe resta lontano dai combattimenti. La guerra non viene più dichiarata, ma proseguita. L'inaudito è divenuto quotidiano. L'eroe resta lontano dai combattimenti. Il debole è trasferito nelle zone del fuoco. La divisa di oggi è la pazienza, medaglia la misera stella della speranza appuntata sul cuore. Viene conferita quando non accade più nulla, quando il fuoco tamboreggiante ammutolisce, quando il nemico è divenuto invisibile e l'ombra d'eterno riarmo ricopre il cielo.
viene conferita per la diserzione dalle bandiere, per il valore di fronte all'amico, per il tradimento di segreti obbrobriosi e l'inosservanza di tutti gli ordini. Bene, allora niente, con l'ultima proprio ci sono problemi tecnici, quindi non riusciamo, no, forse sì. Al lento gioco delle stagioni, ogni essere umano smarrisce ragione e argomenti. Rimando il fraseggio del mare, scava ancora un bagliore di vuoto. E la solitudine si compie ad essere e mai ad avere. Il grande segreto di cui stringiamo ormai solo una tessera diventa via via appropriato al ricovero scosceso del sé. Bene, allora questa è stata la lunga e bella rassegna, devo dire, di videopoesie che abbiamo cercato un po' di pescare dalle vostre proposte. Sono andate tutte, perché insomma tutte erano abbastanza emblematiche, illustravano bene alcuni mix di scelte stilistiche che possono appunto essere articolate in vari gradi, mettendo in evidenza un elemento piuttosto che un altro. Insomma, ci è sembrata una rassegna abbastanza rappresentativa e varia. Ecco, questo ci dice che questo lavoro collettivo con vari spunti, varie tendenze dà davvero dei frutti interessanti. Allora, a questo punto io proverei ad ospitare, sempre rigorosamente in diretta, un ascoltatore che è rimasto abbastanza colpito da questa nostra scelta e vuole dare il suo contributo. Non è un poeta, bensì è un disegnatore, in particolare un bravissimo fumettista, che farà anche una proposta. Sentiremo appunto dalla sua voce la proposta, partendo dal punto di vista del disegno, naturalmente, e quindi guardando alla videopoesia o comunque alla poesia e all'immagine da un altro punto di vista. Allora, Raffaele, sei in onda, prego, a te la parola. Allora, aspetta un attimo, che no, non sei in onda manco per niente. Adesso sì, prego. Ciao Fabio, mi senti? Sì, adesso sì. Buonasera a tutti, voi di linea, e ovviamente complimenti per la trasmissione radiofonica.
Sì, allora, devo dire che questa sera c'è stata una bella varietà, insomma, ci si è potuti sì. confrontare con diverse scelte stilistiche e quindi prendere diverse misure. Prego. È vero, infatti ci sono tante tematiche che avete affrontato che trovo molto interessanti. Poi leggevo anche nella chat se c'è un dibattito anche lì interessante sulla qualità recitativa, no? delle varie poesie. Insomma, si ragiona sul fatto che molte mantengono sempre lo stesso livello timbrico, magari non ci sono tante variazioni, e quindi si servono tanti spunti di riflessione. E io appunto intervenivo un pochino sul discorso però legato all'immagine, l'immagine e la poesia. Ho notato che quindi qualche intervento, quindi qualche episodio dei tuoi video si affronta questo discorso interdisciplinare tra immagini e poesia. Sì. Come ha detto anche in apertura, come è stato detto Alessandra. Anche in apertura, sì, Alessandra, sì. C'è il bisogna entrare nell'ottica che si va a ragionare su più linguaggi. Cioè, il linguaggio poetico è di per sé un linguaggio basato sulle parole, sul testo. È un linguaggio quasi pieno, autosufficiente. È pieno, assolutamente sì. Però bisogna stare attenti appunto a non far sì che l'illustrazione, l'immagine, il video, la musica o anche la stessa recitazione non diventino appunto didascalici, come ho detto più volte. Quindi l'interdisciplinarietà, secondo me, sta nel fatto di creare un'opera che nasce già multipla, che ha già vari livelli di ascolto. Cioè l'opera poetica diventa un'opera complessiva a 360 gradi che nasce già con l'intento di includere in sé, per espletare le proprie convinzioni emozionali, che utilizza già di base nel suo costrutto sia la musica, sia la parola, sia il testo. Infatti, ti interrompo su questo per sottolineare un aspetto. Infatti in alcune delle soluzioni che abbiamo mandato stasera, si faceva affidamento solo sulla poesia e la voce recitante, quasi affidando l'immagine alla presenza del volto o anche della bocca, e quindi legando più che altro a questo la presenza dell'immagine, dando una corporeità al fatto sonoro, e però lasciando al centro intatta la poesia. È chiaro che lì il lavoro diventa specifico proprio sulla voce, sulla presenza della voce, sulla variazione dei toni. Prego, continua. No, lì ecco il discorso su questo specifico elemento. Mi viene da pensare ad una cosa, cioè che il poeta, una volta che ha scritto la sua poesia, quello che può fare è andare ad utilizzare un attore, un musicista, un videomaker, un pittore, come uno strumento che va a amplificare un po' quello che lui produce. Però sta lì a rischio della didascalia. Perché se tu utilizzi questi elementi come strumenti, è vero che amplifichi, ma l'artista che va a fare l'opera di esternazione poetica, poi, se non fa un'analisi del testo approfondita, se non fa un'analisi di ciò che quella poesia deve andare a portare nel cuore delle persone che l'ascoltano, quali emozioni deve vedere fuori, l'artista che canta, l'artista che recita o che disegna, che pittura, rischia di fare un po' di parlarsi addosso, di rifiutarsi addosso, di disegnarsi addosso, di filmarsi addosso. Quindi è quello che dico, è importante che quando si va a fare la poesia, scrivere la poesia, poi si decide di metterla in musica, di accompagnarla con una voce, di essere importante un lavoro insieme tra il poeta e l'artista che poi andrà a inscenare il tutto, dove si va proprio a capire quali sono i toni vocali, quali sono le immagini e i colori magari delle immagini che devono essere rappresentate, perché se no si rischia che se si lascia tutto in mano al singolo
disegnatore o quello che sia, quest'ultimo vada a fare un lavoro basato un po' più sul proprio modus operandi standard, da cui certo. Poi le voci che si somigliano un po' tutte, oppure il musicista che fa sempre... Stavo rivedendo un po' il video dell'ultima puntata, dove appunto un intervento addirittura si parlava del fatto che sono sempre troppo tristi, c'è sempre questa nota malinconica. Certo. Che purtroppo sempre c'è di base. E allora le interpretazioni sono proprio quelle che ci hanno invece questo studio approfondito a più livelli su ciò che delle immagini poetiche, le parole devono essere... È quello che dicevamo all'inizio con Alessandra, ogni poesia è un accordo in sé ed è un accordo... Sì, assolutamente. E bisogna penetrarlo questo accordo, bisogna coglierlo e cercare quindi di far convergere gli altri linguaggi, quindi le immagini e la musica, se si vuole mettere la musica, far convergere verso questo accordo, cioè trovare... accordi, altri accordi, ecco, dissonanti se si vuole mettere in evidenza la dissonanza, invece uniformi se si vuole sottolineare questa uniformità, però questo appunto, come dici tu, è un attento lavoro di scavo, certo, stando sempre attenzione all'equilibrio, facendo sempre attenzione all'equilibrio, perché poi tutto debba, essendo che vengono usate due o tre linguaggi di per sé autonomi, bisogna evitare la sovrapposizione. Tu sei pittore, lo sai benissimo, insomma. No. Diventa un lavoro di traduzione. Allora, se l'opera non nasce, cioè se l'opera poetica non nasce già tenendo a mente la volontà di utilizzare dei suoni, delle immagini o delle musiche, se non nasce già con questo intento, poi la persona che andrà a recitare, a cantare o a dipingere o a illustrare la poesia deve fare una traduzione. Quindi sono due elementi un po' separati, vengono separati. Certo. Allora, veniamo alla tua proposta, che mi sembra molto interessante, quindi la affidiamo un po' all'immaginazione dei poeti. Perché tu proponi sostanzialmente un processo contrario, tra l'altro non banale. Prego. No, pensavo che a questo punto sarebbe simpatico, carino fare questo gioco, cioè partire dalle immagini e vedere i poeti come riescono loro a tradurre in poesia quelle immagini. Attenzione però, tu mi hai detto una cosa importante che volevo sottolineare in preascolto, diciamo. Una immagine che contiene già una sua poeticità. Questo è molto importante, sì, perché ritorniamo al ragionamento sull'accordo. Quindi un'immagine che ha è già autonoma di per sé. Assolutamente sì. Cioè, un pittore che fa un quadro ha già una sua poetica. Quindi quella poesia... Quel dipinto estrinseca già un valore poetico di per sé. Così come la poesia è poesia in assoluto, un pittore la sua poetica la estrinseca attraverso un dipinto. Per cui c'è da fare un ragionamento contrario a vedere come il poeta scrittore, diciamo, riesce a interpretare la poesia dipinta all'interno di un'illustrazione, di un quadro. Questo era lì l'idea. Bene, bene. Vediamo che cosa diranno i nostri poeti. Mi sembra che ce n'è abbastanza per fare una terza puntata di questo video poesie. Perché allora vedo già che ci sono diversi spettatori, tanti no, ma insomma diversi spettatori che stanno seguendo questa puntata attraverso YouTube. La discussione è animatissima, nel senso tanti contributi. Siamo riusciti anche a catturare disegnatori e pittori e musicisti, perché Alessandra Chiurco è musicista. Certo. Insomma, mi sembra che l'obiettivo sia raggiunto e da qui la necessità anche di fare una terza puntata sulla base di tutti gli stimoli che sono arrivati. Raffaele, io ti ringrazio di questo intervento, si è fatta l'ora, come si dice, quindi
chiudiamo qui, speriamo di farlo un po' più concretamente. Noi quest'estate siamo stati a Nemi, abbiamo fatto appunto Poesia incarnata, beh, insomma, un po' sulla falsariga delle cose che hai detto tu. Siamo partiti da ragionamenti in cui la pittura e la poesia erano due elementi dentro il laboratorio, nessuna preesisteva all'altra, e abbiamo però messo insieme questi elementi nel tentativo di creare qualcosa in più, insomma, di dare un risultato poi più forte e più comunicativo. Poesia incarnata è un ragionamento che ci vedrà ancora all'opera nei prossimi mesi, non sappiamo dove, insomma. Due anni fa a Roma, l'altro anno questa edizione di quest'anno a Nemi, vediamo insomma chi ci ospiterà per il prossimo anno, e però è un ragionamento che vogliamo portare avanti e sicuramente potrai darci un contributo da questo punto di vista. Come no, ti coinvolgeremo. Grazie. Grazie Raffaele, buonasera, buonanotte, anzi a questo punto sono passate le 10 da un pezzo, grazie. Anche voi, spero di non aver annoiato. No, assolutamente, buonasera. Assolutamente, nuovi stimoli sicuramente, nuovi collaboratori, grazie. Ciao Fabio, ciao. Allora, chiudiamo con Raffaele Valeri e chiudiamo, sì, la trasmissione, insomma, abbiamo raccolto abbastanza stimoli, io vi ringrazio per l'ascolto, l'appuntamento è a martedì prossimo, in cui vediamo insomma quale sarà il tema. Forse è il caso di salutarci prima delle feste con un tema magari un po' più leggero, una libera partecipazione, o meglio una partecipazione a tema libero, e poi magari dopo le feste ricominceremo a ragionare di videopoesia. Grazie ancora, un saluto da Fabio Sebastiani da Transitiamo Umani. Alla prossima.